Ciao a tutti lettori, io sono Elena e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi vi racconto qualcosina dei libri che ho intenzione di leggere entro la fine dell'estate. Prima di cominciare però vi ricordo che qui nell'info box potete trovare i miei canali social e anche il mio link di affiliazione Amazon, per cui di conseguenza se farete un qualsiasi acquisto, appunto comprando a partire da questo link, io riceverò una piccola commissione sul vostro acquisto e per voi non comporterà alcun costo aggiuntivo. Il primo libro che vi mostro, per chi mi segue su Instagram, non sarà una novità visto che ho proprio recentemente fatto un super unboxing super esaltata, e si tratta della Torcia di Marion Zimmer Bradley. Anche qui sul canale recentemente vi avevo comunicato il mio desiderio di leggere assolutamente questo retelling della guerra di Troia dal punto di vista di Cassandra, scritto dall'autrice delle Nebbie di Avalon, che è uno dei pilastri della mia formazione di lettrice, e infatti cercavo in tutti i modi una copia di questo libro che sembrava apparentemente scomparso, ma invece grazie al libraccio sono riuscita appunto a beccarlo, e infatti non vedo l'ora di cominciarlo e magari anche di poter fare un paragone con un altro testo che io considero proprio un pilastro della mia formazione, che è Cassandra di Krista Wolf. Si tratta anche in questo caso di un retelling sempre della materia del mito troiano dal punto di vista di Cassandra, ma visto che queste due autrici sono molto diverse fra loro, sono sicura che anche i risultati saranno molto diversi. Spero tantissimo che questo libro possa piacermi quanto Le Nebbie di Avalon e ovviamente vi farò sapere il prima possibile. Secondo libro per questa mia TBR estiva è I fili del tempo di Adrian Ciechowski. Questo libro mi è stato mandato gentilmente da Fanucci Editore, infatti non vedo l'ora di leggerlo, recensirlo, non so ancora se qui sul canale o sul blog. Comunque mi attira tantissimo perché si tratta proprio di una fantascienza classica che sono sicura saprà entusiasmarmi, visto che appunto si tratta di temi che mi interessano sempre, quindi un'umanità che sta scappando da un disastro qui sulla Terra, che trova un nuovo pianeta e che però deve scontrarsi con degli abitanti appunto che sono arrivati prima di noi umani, quindi un bello scontro fra civiltà, che è sempre un tema che mi interessa molto. Mi piace leggere di incontri con altre creature diverse da noi, proprio perché questa è un'ottima occasione qui per gli scrittori per indagare la natura dell'animo umano, e insomma vi farò sapere se anche questo libro sarà riuscito a toccare questo argomento così come piace a me. Altro libro che non vedo l'ora di leggere, che non posso mostrarvi perché non ho ancora comprato, ma insomma rimedierò il prima possibile, è Il sognatore di Lainey Taylor. Ragazzi, Lainey Taylor è una donna incredibile. Io adoro il suo modo di scrivere, lo sapete già che La chimera di Praga, che è l'altra sua trilogia, è una delle mie saghe fantasy preferite. Il sognatore sarà un libro di mostri, di leggende, di città perdute. Insomma, ragazzi, ce lo vedete, ho già gli occhi a cuoricino e non ho neanche cominciato a leggere il libro. Altro libro che devo assolutamente leggere prossimamente su questi schermi è I giorni perduti d'Inghilterra di Francesco Bucci. Francesco mi ha gentilmente inviato questa copia e io infatti non vedo l'ora di buttarmici. Dalla trama ho potuto capire che in questo libro abbiamo a che fare con continuum spazio-temporali, e anche da quello che ho potuto capire un pochettino dalle prime pagine mi sembra che abbiamo a che fare con una storia veramente molto fantasiosa, con un'ambientazione piuttosto particolare che mi ha dato quasi delle vibrazioni come se avessimo a che fare con una storia dello studio Ghibli, e voi sapete io quanto ami lo studio Ghibli. Già il fatto che il protagonista si chiami il professor Acchiappanuvole del club delle falesie alte mi fa venire una voglia di chiudere tutto e mettermi subito a leggere, perché sono veramente intrigata da questo tipo di storie un po' eccentriche. Infine, quest'estate mi terrà compagnia anche Circe di Madeline Miller. Questo libro è anche conosciuto come l'esemplare con la copertina più bella dell'universo.
Circe è un retelling, quindi una rivisitazione del mito, appunto, ovviamente di Circe, che è un personaggio veramente affascinante, ha un ruolo speciale nel mio cuore insieme a Morgana o comunque tutte quelle figure femminili del mito, che proprio perché sono donne con il potere, sono poi passate nella tradizione mitica come le antagoniste della storia. E quindi sono veramente molto curiosa di scoprire come l'autrice avrà dato voce ad un personaggio che è rimasto in silenzio troppo a lungo. Bene lettori, spero di riuscire a soddisfare questo mio proposito di leggere questi libri, anche se in questo periodo, anche se sono in vacanza dopo aver finito gli esami, sono tornata a scrivere e vabbè, ve ne parlerò presto in un prossimo video e quindi in realtà non ho poi così tanto tempo per dedicarmi completamente alla lettura, però appunto ora che ho fatto il video devo necessariamente riuscirci e farvi sapere le mie opinioni su questi libri di cui abbiamo parlato insieme oggi. Fatemi sapere nei commenti se conoscete qualcuno di questi libri, se li avete letti, cosa ne pensate e soprattutto fatemi sapere quali libri avete intenzione di leggere durante questo agosto. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui miei prossimi video. Per ora questo è tutto, ciao!